Questa è la dimostrazione che spesse volte le donne sono molto logorroiche. Quando le permette di aprire bocca, non smettono più di parlare. Siamo quasi a casa, posso sentirlo, ma... vabbè, questo l'abbiamo già letto. Dai, fu! Fu, forza! Grazie, è un problema, Letizia. Il tuo fidanzato si dovrà fare il segno della croce ogni volta. Vedete che era apparso il floppy disk? Poi ci sta press ESC to skip. Ah, ho detto un furgoncino, un bus, ora un treno. E il prossimo cosa sarà? Un aereo? Un aeroplano? Dimenticalo. Cosa c'è? Ah, mi sa che la piccolina ha paura de sì, delle altezze. Azze, ma prima o poi dovrà esistere il fidanzato. Quindi al massimo ho predetto un eventuale futuro. Sono andato al bagno. Ma sono tornato. Ah, erano tutti quanti spariti. Niente piloti, niente passeggeri, nessuno. Questo è tutto quello che penso in questo momento. Vabbè. Ricordi quando zio Robert provò ad aggiustare il microonde della... Vabbè. Ha dimenticato di staccare la spina. Ah, intelligente. Andiamo a riparare qualcosa con la presa attaccata. Avuto un bambino. Penso che lei l'abbia chiamato Mark. Mi manca casa. Anch'io. Ah, mi manca. Anche a me manca mamma. Io no, perché? Lei non è mai a casa. Intendo, essere un'infermiera deve essere un duro lavoro, ma anche noi abbiamo bisogno d'attenzione. Posso veramente credere a quello che dici, Luzia? Tu dici la maggior parte delle cose intelligenti per una di 12 anni? Sì, ma è stata così. Non so, a me sembra che questa situazione abbia anche più avvicinato le due sorelle. Non c'è nessun altro su questo treno. Ma neanche sul bus. Andrò a dare un'occhiata in giro, ok. Anche io darò un'occhiata. E se cosa succede ci incontriamo nel bagno. Ok, ma perché il bagno? Non lo so. Un ottimo posto per incontrarsi. Chi è Pete? Infatti, chi è? Questo sarà un modo di dire che mi è sfuggito, molto probabilmente. Vabbè, dobbiamo indagare perché qua non ci sta nessuno su questo fottutissimo treno. Abbiamo... E volevo salvare, no? Vabbè. Abbiamo il bagno unisex per maschietto e femminucce. Quindi chiunque può entrare e può uscire nello stesso bagno. Ah, finalmente abbiamo potuto salvare. Vabbè, di certo. Ah, ok. Non pensavo che si stava a buttare giù sulle rotaie. No, invece. Semplicemente sono andato in un altro vagone. Ah, qua stanno i letti. Però non penso che ci sia qualcosa di utile. No. Secondo me accadrà qualcosa. È troppo, troppo tranquillo. Ok, continuiamo. Oddio, chi è questo?
Ah, questa è la sala motori. Abbiamo bisogno di una... Non possiamo entrare, abbiamo bisogno di una tessera. Che poi ho visto... chi è là? Il meccanico, che cazzo sia? Sembrava un altro po' il dottore di Sonic. Andiamo sopra. Aspettate un attimo, questo non era aperto. Ora lo è. Stranissimo. Aspetta. Questa stanza. Sono stata qui prima. Meno male che l'hai notato anche tu, piccolina. Abbiamo trovato... Ah, la tessera e poi una nota. Perché sono su questo treno? Cos'è successo? Dov'è Sombria? Ah, dove mi sta portando questo treno? Sono stato qui 3 giorni e sono ancora chiuso in questa stanza. Perché non mi, non mi lasciano andare? Prima, vabbè, il furgoncino, il bagno, la foresta e ora questo. Cosa significa? Io ho scritto ciò? Perché lei ha scritto sta... Oddio, ci sta qualcosa di stranissimo. Che... Ah, mamma roba, mi stavo già preoccupando che è venuto un più sci. È come se la piccolina avesse già vissuto probabilmente questo e si è dimenticato tutto, ma è strano. Ma... Qua mi aspetto il plot twist. Utilizziamo sta tessera. Andiamo a parlare con il dottore di Sonic. Do-do-do-ho. Salve, piccolina. What? Cosa sei? Chi io? Beh, sono il tizio che guida il treno. E cosa voglio sapere? Cosa? Come sei finita qui? Ho trovato una tessera. Ah, bene. Dove stanno i letti? Ah, lì è dove ho lasciato quella dannata tessera. Scusa, ma che sei? Mi chiamano Gustav. Che bel nome. Tu devi essere Luzia? Come conosci il mio nome? So tutto. In più? Ah, e anche nel libro dove stanno elencati i vari passeggeri. Quante persone ci sono sul treno? Solo una. Come solo una? E la sorella? Tua sorella? Tu hai detto soltanto quante persone, piccolina? Anche lei è una persona, lo sai? Sono sicuro che lo fosse, quindi sei in vacanza? No, ma io vorrei... Cioè, ne vorrei avere una dopo tutto ciò. Dove sono gli altri passeggeri? Loro sono tutti intorno a te. Non li vedi? Beh, no, non posso. Loro sono probabilmente solo timidi o... Forse sono spaventati da qualcosa. Di chi? Vorresti meglio ritornare alla tua cabina? Ha detto che prendere dobbiamo stare subito lì prima che arriveremo alla galleria, al tunnel. E se anche saremo ancora vive, ci rivedremo. Molto, molto simpatico, eh? Fammi un attimo... No, beh, andiamo a salvare. E poi vediamo un po' che succederà. Oddio, che ci fa là dentro, ma? Spero che non stia facendo i bisogni nel lavandino. Vediamo un po'. Mi ha spaventato. Ah, lei si spaventa soltanto dalle sorprese spontanee. Ricordo di lasciare un cartello sulla porta la prossima volta. Hai trovato qualcosa? Ho incontrato per il guidatore del treno. Cosa ha detto? Qualche roba strana. Beh, cosa? Cosa ha detto? Posso chiederti qualcosa? Pensi che tutto questo è un sogno? Perché lo dici?
Sono veramente Luzia? Beh. Perché sei così dubbioso ora? Non lo so. C'è cosa? Nel retro della mia mente. Poi secondo me ci sarà il plot twist. Ok, lei andrà a parlare con quello che guida il treno. E ora andremo a controllare l'altra parte e ci dà quest'altra tessera. Vediamo un po'. Mi salvava. Una parola di conforto in questa serata di studio, Rafè. Vuoi proprio il consiglio? Condoglianze. Oddio mio. Dai, sei tu. Oddio, che ci fa questo piccolino qui? Puoi aiutarmi? Cosa vuole la ragazza? Potresti sbloccare la porta per me? Non posso farlo, perché no? Ah, la piccola giacchetta ha bisogno di una tessera per sbloccare. Vabbè, ma noi l'abbiamo, eh. Dovrebbe essere questa. Ok, vediamo un poco. Ma vuole essere pure ringraziato, eh. Mamma, pure a me, Rafè, mamma mia. Che è sto coso? Ah, non sono permessi i passeggeri qui, chi sei? Stretch. Non sono permesso di... Cioè, non ho il permesso di lasciare questa stanza. Da quanto tempo sei qui? Beh... Vabbè, perché vuoi saperlo? Luzia, mio nome è Luzia. Piacere di conoscerti, Luzia. Non c'è bisogno di essere timidi, mi dispiace. Non tendo ad essere timido, solo che ho sentito un sacco parlare di te. Dimmi. Stai ancora provando a rompere la maledizione. Ma come fanno a sapere questo? Oh mamma, non è che sono i scagnozzi della strega. La vecchia signora ha parlato un sacco di... Ne ha anche detto... Cose cattive che potrebbe accadere se io parlassi a te. Per piacere, perdonami. Cose cattive. Tu sei letteralmente una testa che cammina. Credo che se vado a nascondere nello scompartimento dei bagagli. Non ho ben capito, però. Continuiamo ad avanzare. Oh. Cioè, ma lei ha anche i dubbi di essere la vera piccolina. Che dice, ma io non parlavo così, parlavo in altra maniera. E ora cosa vuole questo? Cioè, il tre giacchetto vuole sapere perché la ragazzina sta urlando. La ragazzina ha un nome, lo sai? Già lo sa che il nome è Luzia. Sì, anch'io ho letto sta cosa del Killed Hair. Però boh. Riesco meno di friend. Io combatto con la mia sorella maggiore, bla bla bla. Cioè, deve aver fatto qualcosa di veramente cattivo. Ma aspetta, non è che magari è lei che ha ucciso la strega? Mi sta venendo sto dubbio. Una volta andrà su. Ah, andrà per le lunghe? Va avanti. C'erano una volta due sorelle. Erano le migliori amiche. Facevano tutto insieme. Gli piacevano anche le stesse cose. A loro piaceva anche lo stesso uomo. Ma all'uomo piaceva soltanto una delle sorelle.
Perché l'uomo è scemo, poteva fare un'altra Trixon ma non l'ha fatta. Ah, l'uomo piace soltanto quella più grande. L'uomo piace soltanto la sua... Ah, le sue gambe, bla bla bla. La sorella più giovane era contrariata. Voleva che l'uomo fosse innamorato di lei, bla bla bla. Ah, poi ha fatto in modo che la piccolina avesse le gambe lunghe come la sorella maggiore. Quella piccolina taglia le gambe alla sorella maggiore mentre dormiva. La sorella più grande è morta, ha perso un sacco di sangue. Oh, cioè, il bello è che non mi danno anche il tempo di leggere. La sorella quindi più giovane ha avuto delle gambe belle, ma ad un prezzo. Aspetta, ma già sento questa. Ascina, la strega rossa. La strega rossa sì, ma non Ascina. Cosa intendi? La strega rossa ha iniziato la maledizione. Ascina non è il suo vero nome. Il suo vero nome? Oddio! Oh no! Luzia! Piacere di vederti di nuovo. Ma l'hai mangiato? Oh, mi dispiace. Tu vedi, io sono molto affamato, Luzia. E lo sono ancora. E cosa vuoi da me? No, mia piccola amica. Sono qui per vedere mia sorella. Visto che lei è su questo treno. Sì, quella che tu chiami Sombria. Zombie. Ma lei è mia sorella. Lei era tua sorella. E quando l'ho trovata? Cioè, quando la troverò... romperò le sue dannate gambe. Tu non alzerai neanche un dito su di lei. Strega. Non un dito. Tutte le mie dita! Ah, sei una golosona! E quando l'avrò uccisa, tu sarai la prossima. Mamma. Mamma. Che cazzo sta succedendo? Ho lasciato la porta del bagno aperta. Ops. Devo avvisare Zombie. Come non è tua sorella? Oh, mamma. Vabbè, mo vediamo un po' che succede. Non ci sto capendo niente. Ok, nel bagno non c'è nessuno. Mi dobbiamo andare dall'altra parte. No, se la piccolina è la vecchia. Con i viaggi. Cioè, che hanno messo i viaggi temporali tipo Ritorno al futuro? Dimensioni parallele. Che cacchio sta succedendo? Della sorella neanche l'ombra. Dove sta? Oh mamma. Come sei venuta qui? Non t'ho mai vista salire sul treno. Dice che è salita insieme a noi. Perché ci stai seguendo? Non ti sembra che... Cioè, non sembra che ti faccia piacere che sono qui. E potrebbe anche ucciderla. Ma fino a quando la posso aiutare? Attenta, Luzia. La tua vita è importante. Molto più di quella di tua sorella. Ah, la mia vita vale nulla senza di lei. Ho bisogno di trovarla. Ok. Si sta muovendo da sola? Avete visto, raga? L'amore a volte è malvagio. Devi fermarti, Luzia, prima che tu rovini ogni cosa. Altrimenti non sarò mai capace di aiutarti. Questo è un punto di viaggio. No, no, aspetta. No, porca loca. Non mi faccio uscire da altre destinazioni, però. Secondo me il team ha capito che sarebbe stato palloso farci di fare sempre tutta la camminata dei vari vagoni. E ha preferito mettere questo quick travel. Hai visto mia sorella? Come sembra? È alta. Vabbè, una ragazza un aspetto fantasma con lunghe gambe. Questa è la... Ok, lei è venuta qui. Cercava te.
Ha detto che stava tornando indietro ad aspettarti. Ma è impossibile, non l'abbiamo beccata noi. Forse se è passata e non l'hai notata. Dice che è sicuro che l'ha vista. Questa non me la racconta giusta. Ah, devo cercare anche il suo compagno. Forse era quello di prima, se vi ricordate. Dovrebbe essere nello scompartimento dei bagagli da qualche parte. Andiamo a trovarlo. Luggage e lo scompartimento del cavolo. Aspetta. Allora, ecco qua. No, non mi fa proprio. No, raga, al momento solo qui su bedding. Bisogna sbloccare forse le altre zone. Ok, grazie Vincent per la. Per la notina. Tanto salva ancora. Oh oh. Ma mica è morta. Ah, non è morto il tizio. No. Stretch, cosa è successo? Quella donna ha fatto ciò. Lei è venuta qualche, da non so dove. Azzo. L'ha proprio squartato. C'è qualsiasi cosa che possa fare per aiutarti? Devo premere quel pulsante che è andato in una zona segreta. Mi dispiace, Stretch, devo andare. Va bene, Luzia. Mi dispiace. Ammetto che non sento la mancanza del buon Stretch. Ecco qua. Strano, mi sento assonnata. No, ma penso che sia stata la... Oh no. Zombie? Ma mica... Cioè, mo, o la strega rossa è entrata nel suo corpo? Non... Cosa c'è? What? Oddio, allora avevo indovinato. Ciao, Luzia. Sei tu. Ridammi mia sorella. Vabbè, è troppo bello con il sangue che esce dal ditino. Luzia, non ho molto tempo. Hai bisogno di ascoltarmi. Perché dovrei ascoltarti? Hai ucciso mia sorella. Tua sorella sa bene, credimi. Perché hai fatto ciò? Perché voglio tutto... Voglio che tutto questo giunga ad una fine. Quale fine? Per centinaia di anni. Io e mia sorella... Siamo state bloccate così. Ah no, Andred... Andred, sì, centinaia di anni, eh. Mi viene sempre sto cavolo di dubbio. Provando a trovare un modo per liberarci. Mi dispiace, Luzia, ma questo era l'unico modo. Quindi hai rubato il corpo di mia sorella. Pensi che vada bene rubare i corpi degli altri? Luzia, non capisci. Io non devo. Questo era il tuo problema, non il nostro. Riporta mia sorella indietro. Non posso. No, raga, io ho notato una cosa. Dei capelli, ma la strega questa qua mi sembra... Sembra Luzia. Fateci caso. Il fiocco sta nella stessa posizione dove si stanno i capelli qua. No, se lei è da adulta è assurdo. Luzia, non ascoltarla, perché? Lei ti sta mentendo, cosa intendi? Lei vuole che tu ritorni a casa. Io rimarrò così per tutta l'eternità. Non è un mio problema. Non puoi fare questo a me. Dovresti pensare... Ah, avresti dovuto pensare prima di rapirci. Io so dei tuoi sogni. Il mercato è terapista. Sombra non lo ammetterà che anche lei li ha. Ma perché? Perché dovrebbe Zombie nasconderli da me?
Sembrerebbe che lei voglia proteggerti. Lei ti stia proteggendo. Da cosa? Sombra era facilmente... diciamo, siamo in qualche modo connesse. Ma tu, perché tu... Cosa c'è di così speciale su di te? Mamma mi aveva avvertito su di te. Di cosa stai parlando? Qualcosa accadrà presto. E quando giungerà il momento, dovrai fare una scelta. Quale scelta? La scelta di salvare la tua vita o la sua? Tu intendi me e Sombria? Azz. Questo mi fa capire che forse ci saranno due finali alla fine del gioco, in base alla scelta. Oh no! T'ho trovato finalmente, sorellina. Nascondersi nei corpi per vivere. Oh, devo qui all'ultima! Ma mi sa che queste qua sono sorelle. Ecco, lo sapevano, la sorella là, quell'altra lì. Sorella, mi dispiace. Sta zitta, Scina. Ho sentito le tue menzogne attraverso... vabbè, centinaia, bla bla bla. Non c'è nulla che possa dire farti perdonare. Invece, ascoltami. Questa piccolina, che potrebbe essere la chiave per liberarci. Non dire nulla sulla libertà. Tu non hai idea di cosa... di come avere le gambe tagliate. E allora puoi essere incatenato a un muro per centinaia di anni. Questa è tutta colpa di mamma. Cosa sta succedendo? Va avanti, sorella, dille una delle tue famose menzogne. Luz, non ascoltarla. Tu e tua sorella non so se state prese in maniera casuale. La maledizione è come una mamma vivente. Per sopravvivere si deve dare una nascita. Voi due siete le nuovissime bambine. Il loop. Ma è impossibile. Noi abbiamo una mamma. E quindi... Ma che cazzo... Ma non so capire... Ma che cacchio di trama sta spuntando fuori? Lascia quelle due fuori da questa... Da tutto ciò. Scusa, prendi tua sorella e va. Risposte... Ah, che tu vedi giacciono da qualche parte su questo treno. Ma soltanto se desidererai trovarla. Adesso va. Ma avevo detto che ci assomigliava la piccolina a lei. La stessa posizione del fiocco. Zombie. Ma si può ritornare qua o moriamo? Ma non si può proprio fare. Fammi salvare. Cioè, questa è una trama che ti stupra il cervello. Oh, ma non so, ma sembra che... So, sembra che tutte queste rivelazioni siano messe a caso. Ma... No, vabbè, raga, ma che è sta stronzeta? E lo dico la E alla barese, non alla... Questa roba... Oddio, è il mio vagone preferito. Tante piccole loli sedute, col posto libero a fianco. Che sta roba. Ma aspetta, jump scare. Qua succede, mo? No? Ma serio? Ma non sto capendo niente. Ehi, stai bene? Ma è bene che lei tutta tranquilla a vedere tante se stesse. No. È normalissimo. Siamo casa a casa. Quale casa? La nostra casa. Non abbiamo una casa, Luzia. Certo che l'abbiamo. Prima c'è non arrenderti adesso. Luzia, rispondimi a qualcosa. Cosa tu... Cosa ti ricordi riguardo a tua madre? Riguardo a mamma? Vabbè, non tanto. Lei non è mai stata in giro. Suppongo che lei era troppo occupata a lavorare all'ospedale. Luzia, non abbiamo una mamma.
Lo sente? Lei è morta un anno fa. Plot twist. Mi dispiace, sono stata mentita. Ah, per quanto riguarda lei che tornava tardi a casa. Ma la sua macchina? Ah, quello era il mio ragazzo che la portava praticamente a occhio forte. Oh no. Non so più a chi credere. Per la prima volta nella mia vita mi sento vuota. Luz e io. E intanto ci sta il macchinista qua, che è tutto tranquillo. Ehi, piccolina, vieni qua, veloce. Smetti di ascoltare le bugie. Bugie. Mi piace, piccolina. Oh no, il tunnel! Il tunnel ti mostra le cose peggiori che potrebbero capitarti. Quindi era tutto un sogno. Beh, qualche tipo. Ma piccolina. Più come un miraggio. Quindi nulla era reale. Vedi quella cosa. Quindi quella è la cosa che potrebbe essere reale. Se tu vuoi che sia reale, allora diventerà reale. Cioè, non ho capito, tutto quello che è successo a me era tutta una immaginazione per colpa di questo tunnel. Cioè, non sto capendo. Ancora di più! Posso chiederti qualcosa? Cosa vedi? Quando tu vai... quando tu attraversi il tunnel. Sai, nessuno me l'ha mai chiesto prima. Cosa ho visto era... Cioè, com'ero io? Cioè, facendo sbattere il treno? Crashing? Uccidendo ogni passeggero, eccetto io. Questo è quello che ti è caduto? Ma oh, raga, non sto capendo niente. Mi ricordo di essere un passeggero su questo treno quando si schiantò. Solo che non posso ricordare perché ero su questo treno. Allora devo dire che mi devo scusare profondamente, piccolina. Come sei morto? Nella mia casa. Pensate che avrei potuto bere via... Ah, la pena. Invece ho peggiorato. Una volta che... Lo dipendono su di me. Vabbè, lui si sente in colpa che praticamente i passeggeri sono morti. E non controlliamo la vita, no? La vita controlla noi. Sembri più grande. Non so cosa mi sta accadendo, ma qualsiasi cosa sia, mi sento come che mi abbia quasi consumato. Beh, raga, vi giuro, è un trip assurdo. Ci sono pure le risvolte per i Fears. Svegliati, per piacere. Vabbè, ci mostra le realtà peggiori questo tunnel. Non potevo dirle la verità su quello che ho visto. Ah. What? Ma allora tutto quello che abbiamo visto era un sogno, perché lei sta in coma. No, vabbè, è assurdo. No, vabbè. Dammi un segno. Sono passate 3 settimane. Speriamo che nella 4ª settimana si possa svegliare la piccolina. È stato un incidente.
per colpa del mio sbaglio non, tu non camminerai più. Quindi è piacere, svegliati. Ho bisogno di una sigaretta. Zombie? Dobbiamo tornare a casa. No, che sta per morire? Che è sta roba? Oh! Ma non scherziamo. Porca miseria. Beh, questo è tutto. Spero che tu sappia cosa stai facendo, Luzia. Siamo tutti quanti contando su di te. Ah, e continua il sogno? Oh mio Dio. Sembra una stazione... Dov'è casa, zombie? Mi ricordo questo posto. Di solito venivo qui tutte le volte, quando... Madonna mia. No, 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 sono successe talmente tante cose, uno dopo l'altro, che rimango senza parole. Un'illusione del tunnel. Ma... Ah beh, la sorella maggiore che parla col terapista, bla bla bla. Vabbè, andiamo a esplorare un po'. Ricordi dove è l'uscita? Tu puoi essere depressa qui, ok? Stavo scherzando, tornerò presto. Bedroom. Bello, contando di freccia. Guarda che abbiamo preso un tubo? Sì. Un altro tubo di metallo. La vecchia canzoncina, musichina del mercato. Controllo qua perché magari... No, niente. Pensavo che il distributore avrebbe dato qualcosa. Non so, raga, io continuo a pensare che magari lei è veramente in coma. Che c'è odore di cioccolato. Ma che cavolo? Perché dovrebbero buttare del cioccolato lì dentro? Però come si fa a prendere sta cioccolata? Ho fame. Non va bene che non abbiamo soldi. Sì, l'avevo pensato pure io al sangue, eh? Infatti là leggo pure dai muri. Cacchio. Ma che ci fa un PC qua? Non possiamo nemmeno entrare. Potrei entrare qui se fossi un po' più piccola. Sì, possiamo usare il tubo per aprire la finestra. Buono. Sblocchiamo anche la porta. Spero che ora ci sia qualcosa di utile. Cioè, tra tutti i punti arriva quello giusto alla fine. Un vecchio computer però funziona ancora. Cos'è? Ah, questo controllo è cancello. Andiamo ad aprire. Siccome siamo un ascensore senza energia. Ci serve l'energia, raga. Torniamo indietro, vediamo un po'. Cioè, salvo di nuovo. Anche se da un bel po' che ormai non rischiamo più di morire.
Come cavolo fare? Proviamo a riparlare con la sorella. E poi vedo... No, con la sorella non si può fare proprio niente. Come delle scalinette... No, non possiamo scendere. Cioè, una cosa del tipo... svegliarsi dal coma o rimanere in coma per sempre? Com'è sta cosa? Non c'è nulla che possiamo... Aspetta! Ah no, nulla di... No, ci sia, non ci sta nulla di utile. Dai, che la zona è piccolina, riuscirò prima o poi a trovare una soluzione. Cioè, do cavolo si va? Aspetta, fai vedere pure qui a questo punto. Cioè, qua sembra che usano tipo sangue, vomito e qualcos'altro. Aspetta, però... Ci sarebbe anche il cestino qua. Niente. Secondo me mi sta sfuggendo qualcosa. Aspetta. Ma guarda un po' di dove andare qua a trovare sta barretta di dolciumi. Forse zombie la mangerà. Ma pensare che mi avrei potuto tenere sta caramellina. Oh, e fu così che praticamente la soluzione risultò essere una caramellina da dare alla sorella maggiore. Ah, ovviamente l'abbiamo anche attraversata. No. Niente. Ah, chocolate. Aspetta. È cioccolata, allora. Prova ad andare un attimo all'ascensore. Voglio vedere che succede. Secondo me le caramelle più fermentano e più fanno bene al pancino. Cos'è questo suono? Ma che stiamo attirando qualcuno? Cosa sei? Ok. Puoi parlare? Puoi capirmi? Vabbè, sta scuotendo sempre la testa. Ah, ok, mo annuisce. Ho bisogno di raggiungere... Vabbè, qua sotto c'è un modo per scendere? Ok, punta... alla cioccolata. Vuoi questa? La barretta di cioccolata. Vabbè, annuisce. Potresti farmi un favore? Ho bisogno che tu accenda... Abbia il generatore di backup. E dove sei andato? Ora riattiverà la corrente in cambio della cioccolata. E l'hai fatto. Ecco qui, lo meriti. E io sono stato a perdere tempo soltanto perché non trovavo la cioccolata. No, vabbè, rimango proprio perplesso. Ora voglio capire che cacchio era quell'altra figura che abbiamo visto. Dai, andiamo. Ora si ritorna ad... Ah, no, no, si apre direttamente. Buono, buono. Qua è tutto chiuso. C'è uno strano suono. Sì, meglio non indagare per il momento. Dai. Molto rassicurante. Oh mamma ma. Che cosa sei? Boop. Un altro con cui giocare. Chi sei? Chi sono? Chi sei tu? L'ho chiesto prima io. Beh, tu sei... Io sono... Perché... Verdinia? Ma tutti mi chiamano Verd. Yo, amici, sai? Quindi cosa fai qui? Mia sorella e io stiamo provando a tornare a casa. Siamo appena usciti dal treno. I treni non vengono qui in questa stazione da oltre 10 anni. What? Come puoi vedermi? Sei... viva? Non lo so. Quindi sei un fantasma, eh? Non sono un fantasma, sono una ragazza. Sono soltanto una ragazza morta. Come ti chiami? Luzia. So chi sei.
Tu sei quella che ha fatto questo a noi. Cosa io? Sì, tu strega. Ah, strega. Grazie a te noi siamo tutti bloccati nel limbo. Di cosa stai parlando? Non prendermi in giro. Tu sei la strega rossa. Cosa? Non è vero. È impossibile. Lo sei. Tu sei soltanto una ragazzina. Ecco perché non sono la strega. Tutti noi morti sappiamo chi sei. Per ottenere il vero desiderio, la strega rossa. Non puoi mentirmi. Oddio, raga, che cacchio. Sta trama mi sta facendo impazzire. God of War Sucker Loop. Ho creato il loop, non sai la tua storia. È veramente perso la memoria. Non ricordo nulla. L'ultima cosa che ricordo è quella di essermi svegliata. Non potevo dormire, quindi sono andato a trovare Sombria. Ehi, conosco Sombria. Lei è la ragazza che viene qui a piangere. Lei ha detto che viene qui quando lei è depressa? Sì, lei è depressa un sacco. Perché ho creato questo loop? Per punirci. Ci hai messi nel purgatorio. Tutto per la salvezza di tua sorella. Mia sorella. Di cosa stai parlando? Sai perché tua sorella viene qui tutte le volte? Perché lei è depressa? No. Tutti noi abbiamo una tragica storia di come siamo morti. Tua sorella sta cercando quello suo. No, zombie. Tu hai creato il loop per intrappolarla e anche tutti noi qui. Solo per poterla mantenere in vita. Lasciala morire. Così, in modo che anche noi possiamo farlo. Non posso. Tu non capisci, lei è mia sorella, non capisco. Sono già morto, non posso muovermi. Tu credi. Ah, tutti noi dobbiamo fare delle scelte che non ci piacciono. Ah, cosa accadrebbe se lei morisse? Beh, ci potremmo tutti quanti muovere. Il loop si romperebbe. È una dura scelta da fare. Noi abbiamo sofferto più di te. Scusate. Devo parlarne con Sombria. Tornerò. Beh, non andrò da nessuna parte. Grazie a te. Stiamo un attimo controllando queste cosine qui. Ma penso che non possiamo avanzare. Ah, invece sì. Che succede? Ok, là c'è l'uscita, ma dobbiamo tornare indietro. Non capisco poi perché questo lunghissimo caricamento. E intanto la sorella sta andata a volta nel bagno. Vedete che la sua sorellona ha una grande passione per i bagni pubblici, eh? Magari ci sta nascondendo qualcosa. Certamente, non vorrei ricevere un manzo dietro il retto proprio nei momenti più clou. Che il gioco è salvato. Il gioco lo credevo più corto, però vedo che ce ne stanno di cose da fare. Cazzo, voglio Vincent. Ti posso sentire, ho bisogno di parlarti. Per piacere, lasciami sola. Sai che non posso farlo, giusto? Tu sei la mia sorellona. Cioè, devo gironzolarti intorno per darti fastidio. Usa, non capirei mai. Ma zombie. Io capisco. Capisco come essere soli. Ah, cioè non avere nessuno. A non avere una vita rimasta per vivere. Ecco perché ho creato il loop. Aspetta, cosa? Ora so chi sono veramente. Sono quella che ha causato tutto ciò. Non può essere. Ho creato questo loop per proteggerti. Da cosa? Dall'ucciderti. Inizia ad avere un senso ora. Per me si sta solo incasinando di più la trama. Posso salvarti, posso aiutarti. Devi credermi. Dobbiamo farlo insieme. No,
Vabbè, raga, io... Ma che mo arriva? Ok, ti incontrerò all'uscita. Ho trovato questa bambola, voi? Sembra vecchia. Ma mica la bambola dello... Oddio, ma è identica a quella con lo psichiatra. Coincidenze con sta fottuta bambolina? Non so, a me sembra che a questo punto ci sia ancora più la tesi che lei stia in coma e stia sognando tutto. Bah! Boh, vediamo un po' che succederà qui, mo. Ho fatto la mia decisione. Ah, distruggerò questo loop, veramente? Oh, sarò libero da questo incubo. Sì, tutti noi lo saremo, includendo mia sorella. Cosa? No, per piacere. Abbiamo sofferto abbastanza, non so se io sono quella che ha fatto il loop, ma io so che sono quella che lo finirà. Lasciala morire, è l'unico modo. No, ce n'è un altro. So che c'è. Bene, lasciaci qui, strega, Bird. Va via. Aspetta, prima che vada. Oddio, pensate che vorresti la tua bambola indietro. Dove l'hai trovata? Oddio, ma la bambola è sua. Mia sorella l'ha trovata. L'ho persa oltre 10 anni fa. Sono morto provando a trovarla. Vabbè, ho avuto la conferma che era una lei, non lui. Ah, è stata uccisa dal treno? Ah. Come sapevi che era mio? Pensiamo come te, provando a trovare una via di casa. La signora dei Nadol sbagliava su di te. Lei parla riguardo la storia della strega rossa tutto il tempo, ma lei non ha mai menzionato che tu fossi così gentile. Ah, ti ha detto che io ero la strega rossa. Lei l'ha detto una volta, la strega rossa. Cioè, soltanto la strega rossa può rompere il loop. Ma per romperlo deve... Deve, diciamo, far uscire fuori il sangue della sua sorella. Mi dispiace per come mi sono comportato lì. Ho dimenticato che una volta ero viva. Io romperò il loop, lo prometto. Buona fortuna, Luz. Eh? Cosa c'è? C'è di nuovo quella risata. Noi... Buona fortuna, Luzia. Ma che cazzo? A parte che la sorella stava ancora nel bagno.